sono diventato un creatore della Epic per Fortnite, mi hanno dato il mio codice creatore che è il Mike387, scritto tutto attaccato, il Mike387. E niente, voi giocate a Fortnite, mi mettete come creatore, c'è il tasto supporto un creatore, mi mettete lì, scrivete il Mike387 e quando voi comprate qualcosa ogni 10.000 V-Bucks a me danno qualcosa, insomma mi danno qualcosina, quindi potete sostenermi gratuitamente. Mi sembra che il codice creatore si rinnovi ogni 14 giorni, quindi ogni 14 giorni tenetelo aggiornato e potete aiutarmi alla grandissima, ragazzi, veramente veramente veramente, ragazzi. Allora, oggi potrebbe nascere un video abbastanza interessante, infatti non so poi se volevo farlo a casa, quindi però ho detto boh, magari oggi faccio una diretta, una cosa, e non lo faccio. Uno mi ha chiesto, ma nella mia città, mi ha detto, nella mia città i cellulari funzionano come moneta, cioè tu porti dei telefoni e te li prendono sempre comunque. Mi è capitato di trovare un tipo che aveva 4-5 telefoni. Sì, il cellulare funziona come moneta praticamente. Cosa se ne fanno di tanti cellulari, specie quelli che vengono dall'estero? Cosa se ne fanno di tanti cellulari? Ve lo dico subito. Praticamente i telefoni, quelli vecchi, che non hanno GPS, cose varie, tanti li tengono loro, da usare loro, quelli che non sono rintracciabili. Altri telefoni che gli portate li mandano a casa, li spediscono amici, parenti e giù di lì, perché là comunque hanno dei telefoni, sì, però poca roba, nel senso non come quelli che abbiamo noi, o perlomeno quelli che abbiamo noi se li possono permettere poche famiglie, e quindi li mandano a casa. Tantissimi telefoni loro li mandano a casa, li rivendono, ne mandano anche tanti a casa, perché poi là se hanno dei telefoni in più se li rivendono a meno, e per loro è già qualcosa, è già tanto, anzi avere dei telefoni da dar via. Quindi i nostri telefoni veramente valgono come moneta. Ovvio che non possono dare via solo prendere solo telefoni, perché sennò capite che quindi loro di solito li prendono sempre comunque telefoni o altre cose fighe, perché comunque o le usano loro o le mandano a casa. Per quello specie potete fare queste cose, questi trick qui, quando, per dire, ci sono quelli nuovi che arrivano, quelli giovanissimi, che vedete che sono giovanissimi, appena arrivati in Italia, quindi vedono un mondo nuovo, si stanno adattando, sono curiosi di vedere, di fare, brigare tutto, e allora qualsiasi cosa vedono, insomma, vi piace, videogiochi che siano, qualsiasi cosa, non solo telefoni. Gli altri, quelli che sono qua da più tempo, in generale poi non prendono neanche più telefoni e robe varie, non li prendono più, quindi diciamo funziona con i ragazzi, quelli nuovi, o comunque dipende, se uno ha dei parenti via te lo può anche prendere cose, ma poi non te li prendono sempre, invece quelli nuovi te li prendono praticamente sempre. Ecco, i vostri telefoni, la maggior parte dei vostri telefoni non rimane in Italia, non rimane qui, se ne va all'estero e boh, e viaggia così la situazione, ragazzi, è così, non è che uno si prende 50 telefoni e se li tiene lì tutti per collezione. Mi è sembrata anche una domanda un po' strana, cosa se ne fanno di tutti questi telefoni, aprono dei negozi di telefonia, non lo so cosa devono fare, porca miseria. Sì, oppure alcuni si ritengono finché poi li portate i soldi, già è più difficile questo che lo faccio, se non vi conosco è già un po' più difficile, insomma.
è già un po' più difficile. Ragazzi miei, i vostri telefoni salute del nostro paese, se ne vanno, vengono venduti, scambiati, anche per loro diventa una moneta, diciamolo così, non ha più la funzione di essere di telefono, magari se lo mandano a casa sì, però diciamo che anche per loro è una moneta tante volte, diciamola così, ragazzuoli miei carissimi, ma per, ve l'ho detto, qualsiasi cosa che portate, se sono giovani, hanno la nostra età o più giovani, così portate PlayStation, cose le tengono loro o le mandano a casa, siamo figli, qualcuno mandano a casa, solito, non è che ci fa qualcosa di particolare. Io ho risposto alla domanda, però era prevedibile che facessero questa fine, non è che non c'era un altro fine, ecco, queste cose qui. Adesso mi vado a fare una colazione con la pizza e poi iniziamo subito le dirette della giornata, subito in forma con le dirette della giornata sul nostro canale Viola. Ci abbiamo tantissimi giochi da portare, tantissime cose da portare. Tra l'altro sì, devo anche lavorare, vabbè, lavoro stasera, per fortuna con gli orari non è un problema, col lavoro posso fare un po' come voglio, l'importante è che ci sto dentro nei conti della settimana, quindi per quello sono fortunato, diciamo, col lavoro che me lo posso gestire io quando voglio io, l'importante è che tutti i giorni nell'arco delle 24 ore svolgo quello che devo svolgere, quindi va benissimo così. Qua ragazzi si è rinfrescata la temperatura, però stanotte c'è il condizionato, stanotte si moriva dal caldo, ieri notte pure, mo vediamo, stanotte provo senza stare lì a accendere ancora il condizionatore, provo a tirare su la tapparella, vediamo se basta quella, che se basta quella poi il condizionatore lo metto via e ci vediamo l'anno prossimo, ecco, col condizionatore. Poi ragazzi, per la fine del video, ragazzoli miei carissimi, vi volevo dire se potete di supportare i miei canali, il Mike87 Gameplay, iscrivetevi al Mike87 Live e poi su Twitch sempre il Mike87, ragazzi, venite lì, parliamo in diretta, potete entrare a voce, dire la vostra, non ci sono problemi ragazzi, non ci sono assolutamente problemi, quindi se vi va seguitemi, adesso ho anche il codice creatore della Epic, il Mike387, se volete darmi una mano i modi per farlo ci sono. Buona giornata ragazzi, buona giornata, ciao. Ragazzi, mi ero dimenticato una cosa, tra l'altro i telefoni che usano, quelli possono diventare veramente una fonte di scambio remunerativa per loro, perché quando poi arriva il momento che loro tornano al loro paese, il loro telefono non se ne fanno più nulla, ma dentro ci sono tutti i numeri dei clienti e cose varie, il loro telefono lo vendono bello caro agli altri che rimangono. Quindi il vostro numero, loro ci marciano sopra il vostro numero. Questi telefoni pieni di numeri li passano quando loro tornano a casa, cambiano zona, vanno via da una zona, vanno in un'altra, allora cedono tutto al miglior offerente, numeri, tutto quanto, e via andare. Me ero scordato di questa cosa qui, mi è venuto in mente dopo, adesso veramente chiudo.